Amici ed amiche di Storytime, ancora qui nello spazio di Radio Canale Italia, io sono Emanuele Landi, pronto a raccontarvi una nuova storia con l'ospite di oggi, la nostra poeta, pittrice, performer Serena Vestene. Intanto Serena, benvenuta ai nostri microfoni. Grazie, grazie dell'invito. Allora, con te Serena, per approfondire un po' la tua storia e magari anche per leggere qualcosa, visto che ci hai portato qualche piccolo libro, qualche piccolo saggio della tua capacità artistica qui nei nostri studi. Intanto, Serena, come mai hai scelto questo percorso artistico? Raccontaci un attimo chi sei. Ma in realtà è il percorso artistico che ha scelto me, come spesso avviene nella vita, nel senso che nonostante io abbia fatto poi un percorso di studi completamente diverso da quelle che sono le materie umanistiche, perché appunto sono perito aziendale, corrispondente in lingue estere, dall'età di 12 anni la poesia è entrata nella mia vita. E quindi da allora non ho mai smesso di scrivere, ovviamente poi approfondito con le letture di poeti dai più famosi ai meno famosi, dagli italiani agli stranieri. Negli anni mi sono sempre più appassionata di poesia, ma è la poesia che non si è mai, diciamo, stancata di me. Tuttora non si è stancata di me, quindi diciamo che mantengo questo percorso. Dopodiché, avendo avuto comunque mamma pittrice, quindi già qualche inclinazione alla pittura, ho iniziato anche questo percorso d'autodidatta che mi ha portato qualche soddisfazione. E poi ho aggiunto la musica, in quanto sono stata contattata anche da cantautori, cantautrici, insomma, italiani che mi hanno chiesto di collaborare per qualche testo. E Anche perché quindi. poi spesso la poesia e la musica vanno di pari passo. Esatto, per cui questo è il mio percorso che mi accompagna. Diciamo che la parte della performer arriva più tardi perché ho pubblicato il primo libro nel 2013 e quindi diciamo che da lì è partita poi tutta una serie di attività, anche di organizzazione di eventi, di rassegne di poesia, che mi hanno coinvolta proprio nell'organizzazione, quindi più recentemente. Molto bene, Serena. Allora, così velocemente una piccola curiosità: ti senti più poeta, performer o pittrice? Tutte con la P, tra l'altro. Cosa ti senti adesso più se dovessi descriverti? Beh, allora la poesia diciamo che è quella che mi ha scelta fin da ragazzina e la pittura diciamo che è arrivata dopo che con la poesia ho avuto dei momenti anche sì, a volte ci si litiga, no? Ci si Ci si scontra. scontra con questi flussi emotivi, con queste anche arrivi da altre dimensioni, a volte di parole. E dove per esempio non riuscivo a trovare le parole che in quel momento mi risuonassero, è arrivato il colore. Quindi completava quella parte, o forse quando avevo bisogno proprio di dare un silenzio alle parole, è arrivata la poesia, quindi, cioè è arrivata la pittura. Quindi mi sento più poeta che la pittura è un completamento. Va bene, allora fra poco parliamo anche di musica, però visto che hai qui qualcosa, così a caso, sfogliando alcuni Sì. dei tuoi manoscritti, questo ad occhi spenti. Sì. Ci vuoi un attimo, io ti abbasso leggermente anche la base, ci vuoi leggere così le prime Allora cose che ti vengono in lo mente? apro a caso, così non vado. Non possiamo dire che è stato preparato. Esatto. Intanto vi ricordo di seguire la nostra Serena anche sui canali social, Serena Vestene, Facebook, Instagram e anche il sito, se volete saperne di più anche della sua arte. Adesso andiamo un po' a leggere, Ma allora, prego Serena. in realtà mi piace sempre iniziare da quello che è stato poi l'incipit iniziale, che è una poesia che ho dedicato ad Alda Merini Ok. e che ve la posso recitare, che fa così. Mozziconi di sigaretta fra le dita e un intero incendio sotto di esse. Chi tesse girasoli ai piedi dell'ombra partorisce il suo Cristo e il tuo lo chiamasti poesia. Molto, molto bello, molto bello. E appunto questo è l'incipit del primo libro che ho pubblicato e l'omaggio ad Alda Merini era doveroso per il semplice fatto che è stata una delle mie, è tuttora una delle mie, dei miei fari e quindi a lei devo molto. Molto, molto significativo, Serena, questo tuo primo incipit. Allora, ad occhi spenti, solo per curiosità, come mai questo nome è stato Ad occhi scelto? spenti ha un significato molto interiore, nel senso che normalmente siamo abituati a dare alla vista la priorità su tantissime scelte che Sì. facciamo e su anche le prime impressioni. E
E questo libro invece vuole proprio spegnere gli occhi per aprire altri sensi e avvicinarsi sempre di più all'interiorità, per cui l'ho intitolato così. Invece, come le bricole. Come le bricole è un ultimo lavoro appena uscito, che è in collaborazione con una poetessa che si chiama Lorenza Aguadra, che è della provincia di Como. La particolarità è che è un carteggio poetico, che è nato durante il periodo delle restrizioni e non ci siamo mai conosciute fino alla prima Ah, però, presentazione che è vedi? avvenuta qualche settimana fa, due sabati fa. Cosa fa la poesia? Cosa fa la E non scrittura? ci siamo mai viste prima, non ci siamo mai incontrate prima. Però è stata una magia enorme quella prima presentazione. Prove di sopravvivenza per sorellanza. Infatti. Esatto. Come le bricole è un titolo che parte proprio dalle bricole veneziane, Ok. che hanno questa particolarità, cioè di essere unite grazie a questo anello di metallo e di tenersi salde anche nel momento in cui una di esse dovesse essere erosa dal mare. E quindi non cade mai, perché ci sono sempre le altre che in qualche modo la sostengono. E quello che abbiamo fatto a distanza io e Lorenza nei momenti appunto Di di difficoltà, isolamento di isolamento. sociale, di tenerci. È stato qualcosa che è nato così, mi ha contattata, vorrei fare qualcosa, ma all'epoca non si poteva fare molto perché eravamo tutti segregati. Quindi abbiamo cominciato a scriverci, è un carteggio di Bello, poesie. ma che bello. Allora, sfogliandolo anche qui, che cosa viene Sfogliandolo, fuori? vediamo cosa viene fuori. Rimettiti pure gli occhiali, Serena. L'età fa il suo, No, ma quindi vuol dire capito. esperienza questo, anche questo vuol dire esperienza. Allora, ne leggo una di Lorenza e una mia, giustamente. Giusto. Anzi, sì, e leggo anche proprio la sorellanza, che è quella che è, guarda caso, è uscita. Non è caso. Non a caso, quindi leggo una breve di Lorenza, che si intitola La farsa. Di vento e di terra siamo tutti una comparsa, dentro la bocca una linfa calda, umani corpi in disgrazia, di notte si godono la farsa. E Però. io l'ho risposto dopo un'altra risposta, che ne ho date due, in cui ho risposto con la poesia alla sorellanza. È in quell'essere bricole, dalla ferrea stretta, è quel sommo tenersi pur nel legno smunto, pur nelle maree battenti, pur nel furor di venti, pur di starne fuori dal buio delle correnti, pur senza più mordente, pur vecchie, monche e perdenti, che si fa trampoliere, giocoliere, l'amorevole sorellanza. Mamma mia, però, complimenti, almeno solo per lo stile, io almeno colgo questo, oltre a un significato bello, quello appunto della sorellanza, anche rime belle, belle profonde, cioè non le solite me, te, che, Grazie. okay. Perché, vai Serena, se vuoi possiamo darti lo spazio per un'ultima lettura, così scegli tu quella che Allora, preferisci. sì, io la prendo da Inginocchiata picco sul cielo, che è la seconda raccolta, anche qui un significato particolare, anche perché la copertina è una donna inginocchiata su una calla con le ali di una farfalla, Bella anche la copertina. e in cui appunto c'è quasi una preghiera di parole. Perché appunto spesse volte si è così, si è in cerca di parole per esprimere l'inesprimibile. Questa è la poesia. E quindi in questo libro ci sono dei tautogrammi che sono delle poesie dove tutte le parole iniziano con la stessa lettera. Ok, bello E anche questo. ho fatto tutto l'alfabeto praticamente e ne sceglierei una per questo periodo, Vai. che si intitola 2016 in realtà perché l'ho scritta nel 2016, però potrebbe essere 2022, tanto inizia sempre con la D. Destrutturati dal dominio di 10 decine di danarosi, dovranno denudarci di demonizzati diritti dovuti, destabilizzarci, denutrirci dovranno, dettagliatamente disinnescarci. Dovremo divenire dromedari di deturpati, desolati, deserti, disfarci dei detriti dal dorso, difenderci da disorientanti distese di dune. Dico dovremmo, dal di dentro, deduzioni decomposte. Intanto ci vuole una capacità non solo linguistica, ma anche semantica, poi nel usare una sola lettera per iniziare le parole. Questo ti fa tanto onore, Serena.
Ti chiedo prima di chiudere, prima di salutarci, che cosa ti auguri magari dalla tua arte, oltre, come hai detto anche prima, magari creare dei legami che fino a qualche tempo fa pensavi Esatto, inesprimibili. come quello che è successo con Lorenza. Mi auguro che l'arte mi continuerà a creare magia e a soprattutto creare magia in chi magari avvicina le mie parole, come è successo anche durante questo incontro con Lorenza, perché ho avuto degli scontri anche da chi c'era molto forti. Questo è quello che mi auguro, che questa cosa non finisca. Io ti faccio i complimenti, Serena, ovviamente ricordando che anche le tue poesie musicate, prima l'abbiamo accennato, sono state poi depositate per la partecipazione a prestigiosi concorsi, quindi anche non solo per tenerle in un cassetto, per pubblicare alcune raccolte. Abbiamo letto qualcosina di Inginocchiata a picco sul cielo, Come le bricole e Ad Ad occhi occhi spenti. spenti. E poi per tutti gli altri riferimenti dovete solamente seguire le pagine social, Facebook, Instagram, ma anche il sito, giusto? Esatto. www.serenavestene.it. Da artista non posso che farti fare un saluto, chi vogliamo salutare, ringraziare o a cui vogliamo dedicare questa nostra piccola chiacchierata. Allora, da artista dedico tutti quelli con cui sto collaborando, compresi le cantautrici. E non faccio nomi perché me ne scorderei qualcuna, e quindi Esatto. tutti i collaboratori e collaboratrici. E un saluto particolare lo farei alla mia mamma che non sta molto bene. E allora la salutiamo, ovviamente anche lei. E come si chiama la mamma? Patrizia, Patrizia. bacio anche da parte mia. Serena, bella, bella persona, bella anima, ma quando c'è l'arte è per forza così. Grazie Serena, bocca al lupo per tutto. Grazie a voi per questa intervista e quindi viva l'arte, sempre. Esatto, ma soprattutto voi, amici ed amiche di Storytime, restate ancora qui su Radio Canale Italia perché altre storie vi attendono tra poco.